Paloi. Dobbiamo parlare. Bene, è ora. Sei pronta? Sì, suppongo. È più rumoroso del previsto. Perché non sei mai stata così vicina? Tutto è più grande da vicino. Presto ti sarà familiare, come a casa. Questo non lo so. Cerca l'alta matriarca Tirsa. Ti aiuterà. Altre preoccupazioni? Che devo aspettarmi una volta dentro? Troverai gente che banchetta e festeggia, più di quanta tu ne abbia mai vista. Nessun villaggio come cuore della madre. È la sede delle alte matriarche, un centro della vita Nora, un gioiello della terra sacra. Dalle tempo e te ne innamorerai, come me, quando ero nella tribù. Sicuro che mi riammetteranno? Te l'ho detto, Aloy, per legge ogni bambino emarginato può affrontare la prova. E chi la supera diventa un audace e non è più emarginato, lo so. Ma nessuno rispetta la legge come fai tu, Rost. Abbi fede, Aloy. La tribù onorerà il tuo diritto. Qualche lezione dell'ultimo minuto? No. Hai imparato ciò che la natura doveva insegnarti. Sei stato tu a insegnarmi, non la natura. Non sono sicura che arco e lancia mi servano là dentro. È con l'arco e la lancia che otterrai quello che ormai desideri da anni, Aloy. Risposte. Va bene, sono pronta. Ci vediamo presto a casa. Non mi troverai più lì, Aloy. Ecco. Prendi questo come ricordo. Perché parli come se non dovessimo più rivederci? No. No. Dovresti restare con la tribù. E io sarò sempre un emarginato. Ma te l'ho detto, ho pensato a tutto. Verrò da te in segreto. Sarò io a infrangere la legge, non tu. Tu non dovrai nemmeno parlarmi. Questo attaccamento a me ti sarà soltanto d'intralcio. Desidero che tu ti integri nella tribù. Hai vissuto isolata troppo a lungo. Non è stato così finora. Per il tuo bene, devo andare dove non potrai mai trovarmi. Questo è un addio. No, non lo è. So come seguire le tracce. Ovunque andrai, io ti troverò. Non stavolta. Stavolta. E per sempre. E indosserò questo quando ti troverò. E la madre ti assista, Aloy. Anche te. Devo lasciarlo andare. Per ora. Prima la prova. Poi vedrò dove portano le sue tracce. Torna indietro, emarginata. O sanguina. È una tua scelta. Largo, spostatevi! Audaci, fatela passare, lei è la benvenuta! Il cuore della madre è aperto per te. Vieni, la maggior parte dei Nora non è come quegli idioti. Tu sei Tirsa. Chi altri se no? Vieni con me. Attendo questo giorno da molto tempo. Sul serio? Oh, sì. Ma per il momento devo lasciarti. Ho altri stranieri da tenere al sicuro stasera. Tu cosa?
Emissari di un'altra tribù, i Karja, venuti ad assistere alla prova nonostante i Nora li odino. Karja? Ma questo è un mio problema, ne parleremo dopo. Nel frattempo, goditi la festa. Oh, lungo il sentiero a destra troverai un amico che non vede l'ora di vederti. Ma io non conosco nessuno qui. Raccontalo a lui. Parleremo più tardi. Che la dea ti protegga. Che sta succedendo? Aloy! Sei tu, vero? Sei Aloy, giusto? È così che ti chiami, vero? Sei tu il vecchio amico di cui parlava Tirsa? Non ti conosco. Oh, non ti ricordi di me? Beh, è stato molto tempo fa. Mi chiamo Teb. Eri la metà di me quando mi hai salvato da una mandria di macchine. Mi ricordo. Volevi ringraziarmi. Non l'ho mai dimenticato. Ho sempre sperato di rivederti, se avessi partecipato alla prova. Come vedi, non ho avuto successo come cacciatore. Servo la tribù come tessitore, invece. Creo ornamenti e corazze. In vista di questo giorno ho realizzato un abito per te. Spero ti piaccia. Quanto mi costerà? Costare? Nulla! Consideralo il grazie che ho cercato di darti anni fa. In ritardo. Ecco, ti sta alla perfezione. Grazie, Teb. Non ho mai avuto nulla del genere prima. Ora è tuo. Vedrai che offre molta più protezione di quello che indossi. Ogni abito ha i suoi vantaggi al giusto compromesso. Va bene, basta farti perdere tempo. Vai alla loggia delle matriarche se vuoi trovare Tirsa. La riconoscerai. È una grossa costruzione in legno con una folla furiosa all'esterno. Tirsa ha detto qualcosa su emissari di un'altra tribù? Sì, per questo sono arrabbiati. Sono i Karja, in visita alla Terra Sacra dopo tanti anni. Mi aspetto di vedere volare dei pomodori, forse sassi. Spero non delle lance. In ogni caso, stai attenta. Il punto è... te lo dico, non appena mi ricordo qual è il punto. Jarg, scendi subito di lì. Non ti basta essere ubriaco? Perché devi metterti a scalare case? Ora ascoltate. Allora non dovrei arrampicarmi sui tetti degli altri. Hai visto la stessa ricaggia? Possa la madre dimenticare loro e la madre creò ogni cosa vivente. Persone. Aloy, di qua. Vieni qui, Aloy. Hai Karja di inquinare le nostre terre sacre. Fra un attimo benediremo la prova. Ma prima dobbiamo accogliere gli ospiti. Da 2 anni ormai siamo in pace con i Karja. È tempo di recuperare i legami di scambio con Meridiana. Questi emissari oggi sono venuti da noi in segno di pace. Pace? Quale pace? Un annuncio di gratitudine! Scritto per mano del Re Sole Abate! Prendi, maledetto! Ehi! Giù la frutta! Fedeli Nora, giù la frutta! Sono Noseram, non un Karja!
Quindi sarò molto franco, il tredicesimo Re Sole era un pazzo omicida. È così. Un tiranno e un mostro. Ha saccheggiato la mia tribù per i suoi sacrifici come la vostra. Ha rapito anche mia sorella. Io odiavo i Karja. Ma il tredicesimo Re Sole è morto 2 anni fa. E chi l'ha ucciso? Il quattordicesimo. Già. E non perché volesse il potere, ma perché qualcuno doveva porre fine alle atrocità di suo padre. Sì! Il messaggio che questo povero sacerdote vuole leggere è una richiesta di scuse. Giunge dalle labbra del quattordicesimo re. E quindi potreste prestargli attenzione. Grazie. Un annuncio di gratitudine. Scritto per mano del Re Sole Avad, quattordicesimo sovrano della stirpe raggiante. Sembra che ce l'abbia filato. Qui per fare è uno degli ospiti. Della tua non prova, gli negherò la possibilità di farlo. Sono con te come la luce del sole. I passati deve restare passati. Dispositivo sconosciuto rilevato. Ricordarci cosa come i Karja hanno fatto indossa un focus. Madre, come il mio. Oltre a te non ho mai visto nessuno con indosso un focus. Dove l'hai trovato? Cosa? Una Nora? Con addosso uno di questi? Ma è impossibile. La tua tribù teme i luoghi antichi. Li proibisce. Chi dice che sono come gli altri Nora? Beh, forse non lo sei. Ci hai rovistato nelle rovine del mondo di metallo. Che cosa c'è? Scusami. Un'anomalia. Olin, vedo che ti stai dando da fare, eh? Torno fra poco. Aspetta. No, parliamo dopo. Devo andare. Wow, sembra più sbronzo di quanto pensassi. Ehi, vedo che hai lo stesso gingillo che Olin tiene in testa. Da quando quegli affari vanno di moda? Il suo nome è Olin. Chi è? E questo dove l'ha preso? È soltanto un rovistatore con amici importanti. Passa metà del suo tempo tra manufatti e l'altra metà a bere o a scommettere. Quanto al gingillo, l'avrà rinvenuto da qualche parte. È solo uno strano gioiello che si è messo in faccia. Senza offesa. A te sta benissimo. Credevo che il tuo amico finisse sotto una pioggia di frutta, ma tu hai placato gli animi. Grazie. Mai avrei pensato di farcela. I Nora sono ancora infuriati con i Karja per via dei giorni rossi. Come dargli torto? Non avevo mai visto un'armatura così. Non hai mai visto l'acciaio dell'avanguardia? Allora te lo presento. Maglia ad anelli per gli impatti. Così solida da strangolare un secodonte. Deve esserlo. L'avanguardia è l'elite del Re Sole. Guerrieri letali e fieri distruttori di macchine. Potrebbero dare parecchio filo da torcere perfino a un amazzone Nora come te. Con tutto quel metallo a rallentarvi? Ne dubito. Ma non saprei. Per come la vedo io, mi sembra un incontro piuttosto alla pari. Dovrei avviarmi verso la benedizione. Già. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma è chiaro che tu non appartenga a questo dimenticatoio. Voglio dire, sei sveglia, palesemente in gamba, e beh, andiamo, guardati. Di che cosa stai parlando? Lo sai bene. Se vorrai venire a Meridiana, cercami. Ti porterò in giro e ti presenterò alla gente. Sarebbe una nuova vita, se mai volessi. Ti presenterai perfino a mia sorella. Conosce molta più gente di me. Credevo fosse stata catturata e uccisa dall'ultimo Re Sole. Catturata, sì. Uccisa, no. Ci vuole più di qualche Karja per finire Ersa. È fuggita. E ora è il mio capitano dell'intera avanguardia. È una bella storia. Magari te la racconto davanti a un bicchiere. Comunque anch'io devo andare alla benedizione. Ci vediamo in giro, magari.
Forse i Karja sono qui per fare a me. Quando i candidati saranno pronti. Aloy, vieni a prendere il tuo posto. La lanterna della preghiera è tua. L'ho fatta per te. Blasfemia. Sorelle. Candidati, davanti a voi troverete la lanterna della preghiera, creata da vostra madre. In suo onore, alziamo la fiamma. In onore di Rost, per avermi fatto arrivare qui. Ascoltaci! Madre, ascoltaci! Cos'è un figlio? È la speranza della madre che prende volo. Una fiamma luminosa che ascende nell'aria e fluttua libera nel vento, che naviga nel cielo, si attenua e scompare. È così che la catena di amore si tramanda di persona in persona. Gli infedeli Karja non mi impediranno. Ecco, Olin. Ho alcune domande da fare ora. Forse i Karja sono qui per fare ammenda? Non gli negherò la possibilità di farlo. Pare che chiederà. Ciao, Olin. Conosci il mio nome? Ah, te l'avrà detto Erend. Perché eri così strano quando abbiamo parlato prima? Forse sono i festeggiamenti. Non sono un tipo molto socievole. Forse dovrei tornare... Non evitare le mie domande. Va bene, sei dagli animi. Non ho nulla da nascondere. Non ho mai visto nessuno con un focus. Dove l'hai trovato esattamente? In una rovina, a nord della conquista. È così che chiamiamo la patria degli Oseram. Da quelle parti c'è metallo in abbondanza. Giganti d'acciaio semisepolti. Caverne dimenticate scavate dai predecessori. Ti brillano gli occhi. Ho trovato il mio focus in una caverna come quella. Un luogo dei predecessori. Se ti sei infilata lì dentro, ne sai già quanto me. Cercale in quei luoghi le tue risposte. Non da me. Prima, mentre parlavamo, sei trasalito. Come se ti fossi fatto male. Ho spaventato. Cosa ti ha mostrato il focus? Non mi ha mostrato niente. Te l'ho detto. Era una varia. A volte capita. Non sei un granché come bugiardo. Dai del bugiardo a tutte le persone appena conosciute. Solo a chi non dice la verità. Per le fiamme, ragazza. Sono un uomo onesto senza nulla da nascondere. Se non mi credi, sono affari tuoi, non miei. Cosa ci fai qui, Olin? Perché sei nella terra dei Nora? A Erend serviva un esploratore per la sua spedizione e un compagno di bevute. Qualcuno che impedisse al sacerdote di perdersi. Quando avremo finito, tornerò a setacciare rovine. Cercherò ciarpame e raccoglierò gingilli da vendere. Così sei un esploratore? Sono solo un altro straniero. Un uomo deve pur vivere. Guadagno i miei frammenti alla corte del re. Tutto qua. Mi sfugge qualcosa. Abbiamo questo dispositivo in comune, eppure sembri ansioso di tagliare corto. Gli amici che ho mi bastano e avanzano, ragazza. Sono a posto così. Sono abituata a essere ignorata dalla tribù. Credevo fossi diverso. Non è nulla di personale. Dico sul serio. Dovresti...
pensare a divertirti stasera. Domani è un gran giorno. È sempre meglio vivere a pieno ogni momento. Forse i Karja sono qui per fare ammenda. Non gli negherò la possibilità di farlo. Senza madre. Come hai detto? Trovati un letto, Reietta, e sogna di vincere la prova. È l'unico modo che hai per farlo. Oh, questo è il dormitorio. Con te a fare la guardia credevo che fosse la latrina. La tua presenza mi... Oh. Bene, bene. Ma guarda chi spunta dalla natura. La reietta senza madre. Vedo che hai ancora la cicatrice dove ti ho colpito col sasso. Quello sì che è un bel ricordo. A volte sei davvero odioso, Bast. Falla finita. Ti abbiamo visto parlare con gli stranieri. Volevi che... Ah, e cerchi pure di vestirti da vera Nora, ma non inganni nessuno. Quindi è così che funziona con te, eh? È così che funziona con chiunque, Reiet. Il tuo posto è là fuori, non a cuore della madre. E non meriti di partecipare alla prova. Lo senti. Sai che sei destinato a perdere. Ah, mi sono allenato tutta la vita per la prova. Non ho paura di te. Non ho paura di nulla. Davvero? Ti assicuro è calmo. Tu non lo sei. Sai, penso spesso a quando ti ho fatto quella cicatrice. È un dolce ricordo. Lo credo bene. Se Rost non avesse deviato il mio sasso, ora ti mancherebbe un occhio. Ma immagino che tralasci sempre questa parte quando la racconti, vero? Quel giorno ti ho marchiato per la tua vergogna. Quello che hai fatto è rendermi più forte. Tu aspetta. Domani vedrai. Sì, come no. Che noia. È ora che Bast si riposi un po'. Sarai tu a restare sorpresa domani, non io. No, terrai la bocca chiusa. Sì che mi sorprenderei. Ottimo lavoro con Bast. Ora starà zitto. Fino a domani, ovvio. Non credo di conoscerti. Sono Aloy. Oh, ma io so chi sei. Sei l'avversario. In molti finiranno la prova, è sicuro. Ma vincerla? Soltanto Bast? Tu? O io? Vala. Piacere, Vala. È vero. Domani vincerò io. Mai festeggiare una vittoria prima di averla ottenuta, cara. Mia madre lo dice sempre. Ora, se non ti dispiace, devo andare a dormire. Dovrò essere ben riposata quando ti distruggerò domani. Quando vuoi, il tuo letto è qui. Ok, grazie. Allora, è il tuo primo giorno qui. Che ne pensi? È la prima volta che dormi in una loggia Nora. Non è molto intima. In qualche modo è affascinante. Accogliente, basta abituarsi. È questo il problema. Credo che troverai il tuo posto, sì. Ora riposati.
audaci, preparatevi! Che devo fare perché tu te ne vada? Finirà in fretta. Il tuo trofeo si è spaccato, Reietta! Sembra che te ne serva un altro! No! Bene, ancora! Più veloce, forza! Devo recuperare. Devo recuperare. Calma e costanza. L'importante è finire. Ne manca solo una. Dov'è l'emarginata? Era dietro di me! Sembrava forte. Sei ultima adesso. Potresti anche arrenderti, sai? Vincerà Basta, Val, ma tu diventerai un audace se finirai la prova. Ferma! È un vecchio sentiero. In due sono morti l'anno scorso. È in rovina ormai. Meglio arrivare ultimi che rimetterci la pelle, no? Wow, 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 wow! Per la madre, sei impazzita! Così finirai per ammazzare! Non sarà affatto facile! Sei pazza, passare di lì! Ora non si torna più indietro. Adesso ferma ecco. Qui. Devo recuperare. Chi c'è in testa? Non vedo! Basta, con Vala appena dietro. Forza, adesso! Veloce, smettila di trascinarti! Devo continuare così! L'emarginata! Un vecchio sentiero! È impazzita! Bene, sto recuperando! Guardate! L'emarginata sta recuperando! Com'è arrivata fin là? Bene. Forza ora. Presto. Continua. Allenata tutta la vita per questo. Loro avevano la tribù, ma io la natura. Più precisa. Non basta. Devo essere perfetta. Forza, forza, puoi farcela! Non ha vinto lei! L'emarginata ha barato! Un'emarginata che vince una prova? No, mai! Perché ora è un'audace! Ce l'hai fatta! Come tutti voi, non appena mettete il trofeo sull'altare. Ma è Aloy, un tempo emarginata, ora audace.
La prima fra tutti voi. Ah! Tenetevi bloccati finché non arrivano gli altri! Non possiamo stare qui! Da quella parte! Ma non ce la faremo sotto attacco! Non possono attaccare da morti! Teneteli impegnati! Io troverò un modo! Basta! Basta! Sei con noi! Ovvio che sono con voi! Andiamo! Adesso! Ce ne sono troppi! Non possiamo vincere! Un dono dall'ombra! Non possiamo resistere! Madre, aiutaci! Morte ai profanatori! Presto! Raggiungete la corda! Uccidiamoli tutti! Nessun testimone e nessun prigioniero! Combattiamo! Sta arrivando! Oh no, ce ne sono altri! Continuano ad arrivare! Ma quanti ce n'è? Combattete insieme! Continuano ad arrivare! Oh, madre, aiutaci. Abbiamo un problema! Siamo a terra, ma non ancora spacciati! Forte agli invasori! Sono troppo forti! Non possiamo fermarli! Ora scendiamo finché possiamo. Deve morire subito! Tutti quanti, avanzate! Addio, idiota! Può nascondersi nell'ombra! Muori! Non sopravvivrà! Dovrei viaggiare leggera.
adesso. Bruciate tutto e poi al lavoro. Ai vostri ordini. Devi salvarti. Portarla qui è blasfemia. Dovrebbe stare vicino a sua madre. Aloy, mi dispiace. Devo andarmene da qui. Mi serve il focus. Ora. Rost mi ha salvato.